laboratorio è andato bene, c'è stata una presenza abbastanza costante e mista. Io pensavo che molta gente sarebbe venuta da qui vicino, comunque dal paese. In realtà abbiamo avuto presenze anche da lontano. I docenti sono stati tutti bravissimi, in grado di confrontarsi con le diverse persone che erano da normali consumatori, che sono un po' più sensibili a un prodotto alimentare che sia curato e che venga anche coltivato rispettando l'agricoltore, e anche alcuni agricoltori che comunque già erano in qualche maniera illuminati e sapevano di cosa stavamo parlando. È stato un po' più difficile coinvolgere invece i veri agricoltori, anche se abbiamo cercato di fare promozione nei mercati e cercare di farli venire, però purtroppo maggio è un mese molto impegnativo per loro, quindi insomma oggi vedremo in campagna, magari qualcuno si avvicina. Oggi pomeriggio avremo una dimostrazione sul campo di quella che è la potatura a vaso policonico. Niente di particolare perché è una delle tante forme di potature che possono essere attuate alle piante, un po' a tutte le piante da frutto intendo, e specialmente all'ulivo. È una potatura particolare che io prediligo perché rispetta la forma naturale di accrescimento dell'albero, quindi non va a modificare profondamente la struttura della pianta, ne asseconda la crescita naturale, dando maggiori vantaggi sulla produzione e sulla qualità del prodotto e soprattutto sulla minore quantità di interventi, di tagli e di ore di tempo da utilizzare nella potatura della pianta stessa. Questa impostazione di aprire l'ulivo in questo modo è nata nell'Ottocento, quando si è cominciato per la prima volta a pensare di dominare le piante da frutto con la potatura, perché prima del 1800 si lasciavano andare come volevano. Poi c'è stata la rivoluzione industriale, che non è stata solo industriale, è stata anche agricola in certi settori, quindi si è cercato di modificare. Dopo circa 100 anni da questa impostazione a vaso aperto e spuntato, si è avuta l'impostazione, la potatura, quella di cui vi sto parlando, che è il vaso policonico, cioè sempre questa forma aperta ma rispettando le punte, perché hanno visto che capitozzando la pianta non funzionava, cioè se io le vado a tagliare qua sopra, ricacciano, è un principio elementare che potete sperimentare, queste cose sono belle perché anche con una piccola pianta in un piccolo giardino si può provare. Bravo, lui.